Salve, sono Antonio Prigiobbo, sono un hacker e coordino la community vulcanicamente, una community sociale che si occupa di creare un ecosistema per la città di Napoli e per la regione Campania. Salve a tutti, Marco Traversi, sono l'amministratore di Project Ahead e responsabile dell'organizzazione della seconda edizione dello Startup Weekend a Napoli. Allora, il focus Startup Weekend qui a Napoli è molto originale perché noi non ci limitiamo a chiedere agli start-upper di creare delle app o di utilizzare la tecnologia per fare soldi, ma anche per risolvere i problemi sociali della città, e questo è praticamente quasi un unicum nel mondo degli Startup Weekend. Sì, questo è il centro servizi di impresa del Comune di Napoli. È un progetto che nasce un po' di anni fa e ha l'obiettivo di offrire dei servizi. Da un po' di tempo sta in qualche modo cavalcando anche l'idea di poter offrire degli sviluppi per le startup. Loro hanno sviluppato, in particolare anch'io ho dato una mano ad avviare dei processi con loro, però sono ancora in qualche modo una struttura a metà pubblica e metà privata che ha difficoltà a creare accelerazione di processi in questa cosa. Quindi lo Startup Weekend che stiamo facendo oggi è un buon momento per fare una contaminazione pubblica, in un soggetto pubblico, di questa cosa. Tant'è vero che l'energia che in qualche modo con Marco Traversi abbiamo portato in questo posto sta occupa il CSI e animando questo posto che in qualche modo è poco frequentato. Le idee ci sono, alcune sono anche buone, e come stiamo vedendo in questi giorni ci sono molti giovani interessati a lavorare in questo ambito. Sicuramente mancano i capitali privati, perché con i soli capitali pubblici, nonostante la buona volontà delle amministrazioni, il Comune di Napoli, la Municipalità e tutto il resto, con i soli capitali pubblici è difficile creare accelerazione d'impresa. Bisogna trovare un modo per mobilitare più investimenti privati in questo campo e fare sì che il pubblico possa ragionare in una logica di investimento piuttosto che di contributo o di donazioni. Bisogna cominciare a far sì che anche il pubblico ragioni in una logica imprenditoriale. Noi dobbiamo, le cose che diceva appunto Marco sono vere e sono importanti, e bisogna in qualche modo aprire di più la possibilità di fare una nuova economia sul territorio. Il mio impegno anche con il coinvolgimento di attori importanti come lo stesso Antonio Savarese, ma anche gli stessi start-upper, stiamo in qualche modo dimostrando che questo modello di sviluppo è possibile, e la scommessa sta proprio a focalizzare sulla creatività che abbiamo in qualche modo locale e sviluppare tutte le tipologie di innovazione, dalla start-up, dall'innovazione sociale, ma anche altre tipologie di innovazione, a quello che molti definiscono una sharing economy, quindi un'app economy. Quindi dobbiamo in qualche modo mettere insieme tutte le istituzioni, ma le associazioni, ma anche gli imprenditori, perché poi le imprese le fanno appunto gli imprenditori. Ciao, io sono Martina Romanello, studio giurisprudenza e il mio progetto è Grip Art, e vuole essere la creazione di uno spazio che sia di produzione e promozione dell'arte, uno spazio che sia sia fisico che virtuale, perché permette l'aggregazione fra diversi artisti che hanno un luogo dove creare il proprio prodotto artistico e dove poterlo vendere. Sono Claudio Cimmelli e la mia idea è iGone. Cos'è iGone? È una piattaforma, un sistema per la condivisione di viaggi in auto su tratte sia urbane che extraurbane, con l'obiettivo di ottimizzare gli spostamenti sfruttando strumenti tecnologici quali smartphone e il navigatore GPS, in modo tale da accorpare più viaggiatori che viaggiano sulle stesse tratte in una sola automobile, in modo da ridurre costi, impatto di inquinamento e soprattutto rendere il servizio sociale, e diffondere la piattaforma su più viaggiatori che abbiano le stesse necessità. Mi chiamo Paolo Iorio ed ho 28 anni. La nostra startup prende spunto dal territorio leggendo le esigenze della popolazione. Praticamente si chiama Farming Life, o più semplicemente Tieni d'occhio al pollo. Praticamente in che cosa consiste? La nostra è un'idea di agricoltura compartecipata. Noi diamo la possibilità alle persone che non possono coltivare un proprio pezzo di terreno, gli diamo la possibilità di coltivarsi il proprio pezzo di terreno e crescere i propri animali
e, inoltre offriamo un sistema di monitoraggio H24 dove ognuno potrà controllare ogni qualvolta che vuole il proprio orto o il proprio animale. Secondo voi cosa manca per, noi siamo a Napoli, noi siamo a sud, per far decollare realmente l'ecosistema dell'innovazione? E probabilmente quello che manca è riuscire ad inculcare ai giovani, soprattutto studenti, fin da subito l'idea che quella, il concetto che quella che per loro può essere un'idea, un qualcosa di irraggiungibile, un'utopia, tramite l'esempio di casi di successo fargli capire che anche dal nulla, anche da una semplice osservazione della realtà ne possa nascere qualcosa di concreto, in modo tale da inculcare nei giovani la certezza che quello che si ha in testa possa davvero diventare realtà. Allora, secondo me mancano le opportunità. Noi siamo qua, lo Startup Weekend è un'opportunità, siamo ospitati dall'incubatore di impresa che sicuramente offre delle opportunità, ma credo sia ancora troppo poco, nel senso sono possibilità ancora troppo poco conosciute e mancano anche le opportunità proprio di aggregazione per far sì che l'idea di uno o la creatività di uno non riesca a svilupparsi e diventare un'idea magari di un gruppo, un'idea che può essere portata avanti, che può essere che si accresce appunto dalla condivisione, dalla compartecipazione con altri, e tutto questo fa sì che le grandi energie di questo territorio restano isolate. Secondo me non manca niente, perché le nostre mancanze vengono soppite dalla nostra intelligenza, cioè nel senso io sono basso però riesco ad arrivare comunque in alto. Posso aggiungere una cosa sui soldi? Sì. Sicuramente sono importanti, ma tante cose si possono fare comunque con forza di volontà e con veramente con poche risorse, basta avere la voglia, la volontà e la determinazione. La mia idea ha un alto impatto sociale, che è quello che forse ho trascurato di dire all'inizio, perché vogliamo creare questo centro nella periferia, quindi in un luogo che ha assolutamente un'altissima domanda, un altissimo bisogno di arte a cui si danno poche risposte. Si vuole dare quindi le opportunità di cui parlavamo prima, perché si vuole creare un centro che accolga tutti gli artisti che hanno bisogno di una mano nel creare il loro prodotto, si vuole includere il territorio in quello che è questo processo di produzione artistica e culturale, quindi siamo a Napoli, se non puntiamo sulla cultura non andiamo da nessuna parte. Noi diamo una possibilità di riscatto per dire che Napoli non è solo terra di rifiuti, ma Napoli è terra di idee dove si coltiva buon cibo. Forse noi abbiamo sempre avuto il primato di coltivare buon cibo ed avere un'ottima cucina. È una forma di riscatto per il territorio, è una forma di riscatto perché a volte quando uno si perde deve ripartire dalle origini, ed è forse arrivato l'ora di ripartire dalle origini, perché in una terra come questa forse anche troppe volte abbiamo dimenticato che una delle poche vere forme di riscatto sociale è ripartire dall'agricoltura. Noi andiamo a risolvere in un'unica soluzione, risolviamo due enormi problemi delle grandi città, soprattutto italiane, ovvero quello dell'eccessivo traffico e quello dell'inquinamento. Noi in un'unica soluzione andiamo a sfruttare una risorsa preziosa, ovvero quelli che sono i posti liberi nelle nostre automobili che girano le città tutti i giorni, e andiamo a sfruttare i posti liberi per far sì che da parte degli automobilisti ci sia un risparmio economico e le stesse automobili possano rilasciare una quantità ridotta di CO2 e di agenti inquinanti per il nostro ambiente.